Bentornati sul canale di Access00, siamo di nuovo qui con un video di Yoshi's Woolly World e siamo arrivati allo schema 1.7 e andiamo allora a vedere un po' cosa ci aspetta l'Idokella d'oro. Io ho paura anche di questo, mi faceva più paura l'altra volta. Qui potenza lo schianto a terra è nuovo, non c'è altro, no? Ok, solo potenza lo schianto a terra nuovo. Non prendiamo ovviamente le spille, come sempre. In ogni caso dicevo che mi faceva più paura l'altra volta quello delle botte, degli esplosivi, perché non è che mi ispirasse troppo sinceramente come tranquillità di schema. Che è la d'oro, non lo so, a occhio sembriamo, infatti, su una spiaggia. Allora, procediamo in avanti. Carini gli ombrelloni. Bene, allora, mentre saltiamo su questo ombrellone che mi piace un sacco, procediamo andando... Che cavolo è l'affare laggiù sotto? Allora, qui non c'è niente, prima di tutto. Almeno a occhio non mi sembra ci sia niente. Ce la facciamo di salire di qua? Sì. Quindi saltiamo e... Allora, prendiamo un po' di palline per dei tipi timidi. Lì c'è qualcosa sicuramente nel centro. Ma ci scommetterei. E infatti, era proprio da scommetterci. Allora, togliamoci... Ok, funziona come le piante carnivore, perfetto. Niente di preoccupante, nessun problema. Quindi, vediamo un po' che c'è qua dentro. E ci sono cuori, e perché no? Perché no? Oh, quello lassù che ci dà? Ah, una pioggia di pietruzze. Bene, 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 ottimo, 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 direi. Tanto, non faremo mai il perfect, tanto già lo so perché non l'abbiamo mai fatto da mai. Quindi è inutile sperarci. E intanto, guarda che ci ha sbloccato lassù sopra questa cosa. Allora, leviamoci questo e andiamo a prendere tutte queste pietruzze. Oh, bellissimo veramente l'ambiente. Veramente bellissimo. Anche il mare fatto di lana è stupendo. Veramente. Curato moltissimo anche questo. Tra l'altro delle specie di aironi, non so cosa siano, ma in cielo che passano, fatti anche questi con due fili, tipo nodo, bellissimo questa cosa. I pesciozzi mi sembrano ripresi direttamente da Super Mario, fatti di lana ovviamente, però ripresi direttamente dai vecchi Super Mario, diciamo. Oh, che culo, perfetto. E il primo fiore è preso, bene, ottimo. Preso anche questo e... oh, che c'è qui sotto? Ah, ottimo, perfetto. A caso uno trova i segreti, bene, ci sono sempre soddisfazioni. Ma si può schiacciare? Sì, bene. Si può anche schiacciare, quindi ottimo. Ok, per scendere giù sott'acqua quindi bisogna entrarci per forza di martello, perché altrimenti non ci va. Bene a sapersi per più avanti nel caso alle volte. Riforniamoci di gomitoli, come se... No, 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 bastardo di un gomitolo! Comunque, vediamo un po' di farti senza, anche se forse ora vediamo se riprenderli o no, tra un po'. Bene, questo regalino ce lo scartiamo subito, un altro gomitolino, ottimo. Rifocilliamoci i gomitoli nostri. Perché scappano tutti questi gomitoli? Fanno le fughe. Comunque, ok, ok, e ok. Qui ora togliamoci questo di mezzo. Poi, io ho fatto una cavolata qui. Attenzione, Ale, attenzione. No, 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 vai, perfetto, ottimo. Ora, togliamo... Non so se togliermi di mezzo quello sopra, ma da qui passa? No. Sì, ok, cioè, volevo tirarlo sotto e passata sopra, ma l'importante è che sia passata. L'importante è questo. Comunque, abbiamo preso anche quella specie di punto interrogativo volatile. Che nuvolette, credo, le chiamerò. Non so come chiamarle, francamente. Lì sotto c'è qualcosa? Sì. Perché è come l'altro. Ok, quindi diciamo punti nascosti ripetuti, più o meno nello stesso schema, se non altro. Qua c'è niente? No, sembra di no. Bene. Oh, schema bonus, quindi? Perché di solito quando ho visto ci sono questi schemi arcobaleno... Sì, direi di sì. Oddio mio, motoretto. Questa è ripresa pienamente da Kirby. Cioè, questa proprio è ripresa completamente da Kirby, in tutto e per tutto. Ma proprio completamente. Bene, allora, e intanto, comunque, procediamo e vediamo un po' se riusciamo... Ah, bene, il culo perché avevo sbagliato. Ho tirato via i tipi timidi passandogli sopra, ottimo. Oh, no, 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 allora, proviamo... No, 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 non... Oh, ok, perfetto, siamo... E che cavolo, vabbè, è andata così. Ok, cerchiamo di arrivare almeno fino in fondo. Visto che mancano 5 secondi, io non so se ce la farò a prendere. Ce la farò a prendere. Ok. A zero, mamma mia, a zero. A zero ci siamo arrivati. Incredibile sta cosa. E leviamoci tutti questi pesciozzi di mezzo. E saltellando tra onda in onda. Ok, perfetto, è andata anche abbastanza bene. Dopo quella fortuna spacciata di aver preso il tempo a zero praticamente, è andata piuttosto bene.
Allora saltiamo sopra. Ah, questi possiamo anche, diciamo, stordirli saltandoci normalmente senza il martellozzo. Bene, 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 ottimo, bene a sapersi. Come ci si fa a arrivare lì sotto? No, di qua no. Forse dalla parte qui sotto, forse? Forse sì, forse da qui ce la facciamo. Allora, sì, e infatti ce l'abbiamo fatta. Perciò, entriamo dentro questo tubo e vediamo un po' cosa ci aspetta. Oh, ci sono quelli con l'uncinetto, carinissimi. E prendiamo... Ok, perfetto. Prendiamo anche tutti questi tipi timidi qui. Ottimo. Mi basteranno questi gomitoli per prendere tutti questi? Occhio. Allora, tanto pietruzze. Dopodiché, non so se mi bastano. Sì, ce n'ho più uno, precisi, proprio. Cerchiamo di non sbagliare, perché altrimenti non ce n'ho più. Ok, è andata bene. E fiorellino preso. Non ho detto troppo presto, fiore preso. Oh, non mi sembra ci sia altro qui dentro, quindi direi che possiamo andare. Ottimo. Perfetto. Allora, riprendiamo qui da dove ci eravamo lasciati 3 secondi fa. Risortiamo da qua giù sotto. E oh, mamma mia, ho rischiato con quelle forbici. Tremendamente. Allora, tipo timido, preso gomitolo. E vediamo un po' se ce la facciamo. Sì, sì, ok, è andata. Ah, devo scendere sotto, maledizione. Boh. Comunque anche le palme sono molto carine, fatte in quel modo con la lana. Vabbè, l'ho già detto miliardi di volte, ma è tutto molto carino in questo gioco. Non c'è niente che non sia carino in questo gioco, veramente. Forse le palme sono la cosa più brutta per ora, forse. Veramente, perché sono carine, però rispetto a tutto il resto, no. Quindi... Che cavolo... Ma... Che cavolo ho preso? No, bellissimo! Ma allora anche come lo avevo trovato... No, c'era dentro prima il cocomero, io non l'ho preso. Ecco perché non aveva dato gomitoli, perché c'era questo. E io non sapevo se potesse mangiare. Oh, che soddisfazione. Oh, muoviti. Oh, ok, perfetto. Vediamo un po' di... E infatti c'è qualcosa là sotto. Vediamo un po' se ci arriviamo. Maledizione. Ok, bene. Prendiamoci tutte queste pietre e poi risaliamo su. Ce la facciamo? Sì, ok, ce la facciamo. Ho preso anche quello, ma qua sopra non c'è niente in teoria. Perché mi sembra strano ora in un posto. Prendiamoci anche questo e vediamo un po' ora se... Eccoci qua, vediamo un po' se qua su c'è qualcosa. Perché mi sembra strano, è troppo vuoto come posto questo. E infatti c'era un gomitolo lassù. Era troppo strano. E gli stiamo prendendo tutti i gomitoli, attenzione, ne manca solo uno. Qui io direi di schiacciare. Abbiamo trovato anche la nuvoletta. E per il completismo questo gioco è veramente fenomenale, devo dire. Cioè, nel senso che ti obbliga praticamente a rifare lo schema più volte, perché a me, almeno di non starci veramente molto a fare lo schema, se no tutto non si trova. E questo è solo il primo mondo, da tenere conto di ciò, che questo è solo il primo mondo. E ce ne sono, mi sembra, ben 5, credo. Non so, 5 o 6, non me ne ricordo, mi sembra 5. D'aver letto almeno da qualche parte. Poi non so se eventualmente ce n'è uno segreto o cos'altro. Vedremo un po', ma la cosa mi spaventa da una parte. Mi fa felicissimo perché giocare a questo gioco è veramente molto rilassante e molto carino. Però mi spaventa anche perché vuol dire che farlo tutto sarà una tragedia. Veramente. Cercherò di andare più avanti possibile nel canale. Spero che la serie vi stia piacendo in ogni caso. Intanto uccidiamo anche questo e prendiamoci l'ultimo gomitolo. Li abbiamo presi tutti, incredibile. Dicevo, spero che la serie vi stia piacendo. In ogni caso vedo che almeno diversi video li avete seguiti. Li state seguendo con piacere. Quindi sono contento anch'io. E non ho gomitoli da prendere qui. Ah no, ho quello, perfetto, preso. Ottimo. Quindi saltiamo e spariamo. Mi raccomando, fatemi sempre sapere la vostra, voi, quando nei commenti, eccetera. No, ho perso un fiore. Maledizione. Qui? Ho preso il fiore? Ah, no, questo non è... L'avevamo già fatto l'altra volta. Non è il fiore che ci serve a completare i fiori trovati in questo livello, ma è quello del gioco bonus, appunto, come abbiamo già visto la scorsa volta. Vediamo un po' se i giochi bonus sono diversi oppure sono sempre gli stessi, perché è la prima volta che in effetti... Cioè, è la seconda volta che lo prendiamo, quindi verifichiamo un po' questa cosa, ecco, insieme. Allora, fiorellini 1, mancano. Il resto abbiamo preso tutto?
Oddio, abbiamo preso anche i timbri. Maledizione, la prima volta che prendiamo tutti i timbri alla prima, credo. Credo sia la prima volta, veramente. Ah, sfiga, sfiga, sfiga. Proprio sfiga. Comunque. Oh, maledizione, non ricordo se era questo lo schema. Mi sembra di sì. Che non vuol dire nulla, può darsi benissimo che ci siano più schemi bonus. Anche se ora mi viene il dubbio se fosse questo oppure no, l'altra volta avessi visto. Ah! Non me lo ricordo assolutamente. Bene, ottimo. Cerchiamo di prendere più frutta possibile nel frattempo. Tra l'altro mi è presa fame a vedere questa cosa. Molta fame, devo dire. Quindi, mentre abbiamo preso il cocomero che ci sta benissimo in queste giornate torride e afose, a dir poco torride e afose, in ogni caso abbiamo fatto anche lo schema 1-7, se non ricordo. Mondo 1, livello 7. Quindi dovrebbe sbloccarci in teoria lo schema ora, che era appena finito il caricamento, ovviamente, perché ripeto, l'unica cosa di questo Yoshi che non mi piace troppo sono i caricamenti della mappa. Cioè, quando deve ricaricare il mondo, non capisco perché ci metta così tanto, in quanto ci mette molto meno a caricare un livello che è più complesso rispetto alla mappa normale. Cioè, sì, c'è un sacco di roba in questa mappa, ma non mi sembra così complessa da volerci tantissimo. Vediamo un po' lo Yoshi sbloccato. Ok, che diavolo è? Yoshi Cocomero! No, bellissimo! Lo Yoshi Cocomero! Bene, ok. Dove dovrebbe essere l'1-8 questo, forse? O si chiama in un altro modo? No, 1-8! Ok, quindi da Axios00 per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e condividete, mi raccomando, se vi è piaciuto ovviamente. Alla prossima, ciao!